Nella notte, Remedy e Rockstar Games hanno annunciato il remake di Max Payne e Max Payne 2 per PC, PS5, Xbox Series X e S. Ma quali sono le novità che vedremo in queste nuove edizioni? I dettagli non sono molti, ma qualche informazione possiamo comunque già darvela. A sorpresa, Remedy Entertainment ha annunciato il remake di Max Payne e Max Payne 2 The Fall of Max. I giochi arriveranno su PC, PS5, Xbox Series X e S grazie a un accordo siglato con Rockstar Games che detiene i diritti della serie. Stando ai dettagli riportati dal comunicato ufficiale, i remake saranno finanziati proprio dal publisher americano, che coprirà i costi di sviluppo, marketing, distribuzione e pubblicazione. La promessa è che il progetto verrà trattato a tutti gli effetti come una produzione AAA tipica di Remedy. Pochi dettagli effettivi sul progetto. Sappiamo solo che i remake verranno realizzati con l'ausilio del Northlight Engine, lo stesso motore grafico utilizzato per Quantum Break e Control. I giochi saranno pubblicati in un pacchetto unico, ma la data di uscita è ancora lontana e i lavori sono in una fase concettuale. Siamo stati entusiasti quando i nostri amici di lunga data di Remedy ci hanno chiesto di realizzare dei remake di Max Payne, ha dichiarato il fondatore di Rockstar, Sam Hauser, nel comunicato di annuncio. Siamo grandi fan del lavoro che hanno creato nel corso degli anni e non vediamo l'ora di giocare a queste nuove versioni. Taro Vitrala, amministratore delegato di Remedy, ha poi aggiunto che Max Payne ha sempre avuto un posto speciale nel cuore del team e di milioni di fan in tutto il mondo. Per questo sono felice di avere la possibilità di riportare ai giocatori la storia, l'azione e l'atmosfera dei giochi originali in modi nuovi. Difficile capire ora quali saranno queste novità, ma non vediamo l'ora di saperne di più. Nell'attesa diteci la vostra rigorosamente in bullet time nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!